Benissimo. Buona lezione a tutti, lezione di Pilates con esercizi sia come bastone che a corpo libero. Facciamo un mix delle lezioni che abbiamo fatto questa settimana. Iniziamo posizione Pilates, quindi gambe divaricate aperte quanto le spalle, spalle ben aperte, mento sollevato, le braccia rilassate lungo il corpo. Andiamo ad attivare subito l'addome e a spingere bene la colonna verso l'alto, posizioniamo le spalle in asse, sentiamo le scapole che si avvicinano, teniamo il mento sollevato, lo sguardo dritto davanti a noi e di qui iniziamo con solo dei bei respiri. Inspira bene aria dentro dal naso, soffia e svuota bene fuori l'aria dalla bocca. Facciamo entrare ancora. Inspira profondo e ampio, aria dentro. Soffia e svuota fuori l'aria dalla bocca. Benissimo, prova a portare la tua concentrazione esclusivamente sulla tua lezione di Pilates, liberando la testa da tutto il resto della tua giornata. Lascia fuori i pensieri e le difficoltà. Lascia andare il tuo respiro, espandi bene il torace quando inspiri e soffia e svuota bene fuori l'aria. Inspira, espandi il torace. Espira, rilascia. Ultima volta ancora, inspira. Espira. Benissimo, lascia le spalle aperte, le scapole vicine. Lascia scivolare giù il mento verso lo sterno. Ruota con la testa verso destra. Verso sinistra, portando l'orecchio verso la spalla e porta giù il mento verso lo sterno. Cambia dall'altra parte, sinistra, bene indietro fino ai barrini, destra e giù. Solleva il mento, lo sguardo in avanti. Ora sposta la tua attenzione sulle spalle, circonduzione con le spalle senza dare sbalzi alla schiena. Uguale dall'altra parte. Aprire le spalle vicino alle scapole. Benissimo. Lascia i piedi appoggiati, apri bene le spalle vicino alle scapole, inspira. E il soffio dell'aria porta giù il mento, curva la parte più alta della schiena, curva la parte più centrale, vai giù col busto, avvicina le mani ai piedi senza preoccuparti di toccarli, rimani con la testa pesante verso il tappeto e rimani con le braccia penzoloni, lascia andare il tuo respiro e da quel respiro cerca di percepire una sensazione di rilassamento sulla fascia lombare. Il soffio dell'aria srotola la colonna vertebra dopo vertebra, solleva prima la parte più bassa della schiena, poi srotola e solleva la parte più centrale, la parte più alta, le scapole, le spalle, il collo, continua a salire e il mento. Guarda dritto davanti a te, spalle aperte, scapole vicine, inspira, cresci bene con la colonna verso il soffitto, al soffio dell'aria fletti. Esterno, curva la colonna cervicale, scava dentro l'addome, srotola la colonna vertebra dopo vertebra, porta giù il busto, avvicina le mani ai piedi senza preoccuparti di toccarle, lascia la testa pesante verso il tappeto, lascia le braccia più pendolone. Rimani lì, spingi bene la bassa schiena verso il soffitto. Inspira ed espirando, srotola la colonna e sali, senza fretta di salire. Quando sei su, apri bene le spalle. Ti
tieni attivo l'addome, spingi bene la colonna verso l'alto, solleva il tallone destro, c'è conduzione con la caviglia. Stesso piede dall'altra parte, non collassare sul fianco della gamba sinistra, appoggia, cambia l'altro. Dall'altra parte. Benissimo, appoggio. Ora prendiamo il nostro bastone, piegando le gambe. Teniamo le mani leggermente più aperte rispetto alle spalle, apriamo bene le spalle, avviciniamo bene le scapole sul gommento. Inspirando, solleviamo le braccia verso il soffitto, allontaniamo bene le spalle dall'orecchio, attiviamo bene l'addome, lasciamo che la colonna prenda la sua curva naturale e al soffio dell'aria riportiamo giù senza appoggiare il bastone sulle gambe. Notare sbalzi alla schiena, inspira, solleva, giù le spalle, su col vento ed espirando ritorna. Ancora per una volta, inspira, solleva ed espirando ritorna. Bene, cambia movimento sulle braccia, inspira, porta le braccia verso destra senza ruotare col busto, tira indietro la spalla sinistra, porta le braccia verso l'alto, tira bene giù le spalle, porta le braccia verso sinistra e poi vai giù. Ancora dalla stessa parte. Destra, su, sinistra e giù. Ultima volta dalla stessa parte. Destra, giù le spalle, su col mento, sinistra e giù. Uguale dall'altra parte. Porta le braccia verso sinistra, tira indietro la spalla destra, solleva le braccia verso il soffitto, portati dall'altra parte e giù. Ancora, sinistra, su, destra, giù. Per due volte ancora. E giù. Benissimo. Uniamo ora le braccia e il sollevamento dei talloni. Andiamo a spostare il peso del corpo sull'avampiede, destro e sinistro, senza perdere l'equilibrio e continuiamo col movimento delle braccia. Solleviamo i talloni fin dove riusciamo, fin dove ci sentiamo sicuri. Se vedi di perdere la sicurezza quando sollevi troppo i talloni, tienili più vicini al tappeto e sollevi i talloni di pochissimo dal tappeto. Lo facciamo insieme, spalle aperte, scapole vicine su col mento, inspira, solleva i talloni, porta le braccia verso destra, portale verso il soffitto, giù le spalle, espira, porta le braccia verso sinistra e poi portale giù, appoggia i talloni sul tappeto. Ancora, inspira, solleva, sposta il peso del corpo sull'avampiede, stringi bene con l'addome, stringi bene con i glutei e ritorna senza collassare. Per due volte dall'altra parte, solleva, giù le spalle, attiva bene i glutei, attiva bene l'addome, destra e giù. Per una volta ancora, solleva e giù. Benissimo. Spalle aperte, scapole vicine su col mento, attiva bene l'addome, attiva bene i glutei. Inspira, subito. Solleva le braccia, solleva la gamba destra verso dietro, allunga bene l'addome, giù con le spalle, su col mento, espira e ritorna, attiva bene l'addome, inspira, solleva le braccia, solleva la gamba sinistra verso dietro, attiva bene l'addome, attiva bene i glutei, attenzione a non portare il fianco verso dietro nella gamba che sollevi e ritorna, anche se il movimento è piccolino, non importa, ma deve essere fatto in postura. Inspira, solleva, rimani, espira, ritorna. Inspira, solleva, rimani, espira, ritorna. Bene, ora che abbiamo preso confidenza col movimento, se possiamo, quando solleviamo le braccia, solleviamo la gamba verso dietro, andiamo leggermente in avanti con il busto, ma senza collassare in avanti e verso il basso. Allunghiamo bene la colonna, petto in fuori, spalle aperte, mi allungo verso l'alto in diagonale e poi ritorno, uguale dall'altra parte, inspira, solleva e fletti,
espira, ritorna. Se ti accorgi di perdere l'equilibrio e non riesci a stare sicuro in postura, solleva solo le braccia e la gamba e poi ritorna. Facciamo insieme. Inspira, solleva, cerco la linea, fianco della gamba che hai sollevato verso avanti. Espira, ritorna. L'altra, inspira, indietro con le spalle, su col mento e ritorna. Ancora due. E ritorna. Ancora uno. E ritorna. Bene. Da capo, gambe divaricate, spalle aperte, scapoli vicine, su col mento. Addome attivo, inspira, cerca l'equilibrio, solleva le braccia, ruota bene sulle spalle, espira, ritorna. Ancora, inspira, tieni giù le spalle, attiva l'addome, attiva i glutei, espira, ritorna. Dall'altra parte. Espira, ancora due, espira, ancora uno, espira, benissimo. Ora pieghiamo le gambe, appoggiamo il bastone e andiamo in quadrupedia. Appoggiamo le mani sotto le spalle e le ginocchia sotto i fianchi. Appoggiamo le dita dei piedi sul tappeto. Attiviamo bene le braccia, apriamo bene le spalle, avviciniamo bene le scapole, il mento sollevato, lo sguardo verso il basso, quindi le braccia non sono morbide, sono rigide e non vado a collassare sui polsi perché mi spingono verso l'alto. Le spalle invece sono verso il tappeto. Inspiro, soffio dell'aria, retroversione del bacino, quindi non lascio scivolare i glutei verso il soffitto, sollevo di pochissimo le ginocchia dal tappeto. Inspiro ed espirando ritorno. Inspiro, espiro, sollevo di pochissimo le ginocchia dal tappeto. Retroversione del bacino, schiena piatta e ritorno. Ancora per una volta, solleva e ritorna. Benissimo. Pronti ad allungare la colonna verso l'alto se riusciamo. Inspiriamo, al soffio dell'aria andiamo ad appoggiare i talloni sul tappeto, infiliamo la testa tra le braccia, allunghiamo bene la colonna verso l'alto. Inspira, espira, sali. Spingi bene i glutei verso il soffitto, indietro con le spalle, infila la testa tra le braccia, schiena piatta, inspira ed espirando lento scendi. Inspira, espira, sali. Inspira, espira, scendi. Benissimo, avvicina le mani alle ginocchia, chiudi le braccia, prendi il bastone e sali. Da capo, gambe divaricate, mani più aperte rispetto alle spalle, spalle aperte, scapole vicine su col mento. Due volte a destra, due volte a sinistra, inspiro, sollevo, tengo in equilibrio, espiro, scendo. Una volta ancora, inspiro, sollevo, tengo, espiro, scendo. Dall'altra parte, sollevo, tengo, scendo. Ancora uno, attiva bene l'addome, attiva bene i glutei e scendi. Inspira, espira, solleva la gamba destra. Fletti il busto in avanti, stringi con l'addome, indietro con le spalle. Espira, ritorna. Gamba sinistra. E ritorna. Gamba destra, attenzione al fianco, non portarlo verso dietro, indietro con le spalle, su col mento. E ritorna, non collassare in avanti col busto. Ultimo. Espira, mi appoggio, vado in contropiede.
preparo, mani sotto le spalle, spalle aperte, scapoli vicine, mento sollevato, lo sguardo verso il basso, inspiro e espiro a lungo. Inspiro e espiro, scendo. Piano scendere. Ancora tre. Sali, dietro con le spalle, talloni incollati. E scendi. Piano scendere. Ancora due. Appoggi i piedi sul tappeto, appoggio le mani sulla parte posteriore delle cosce. Apro i gomiti, spingo la colonna verso l'alto, inspiro ed espirando scavo dentro l'addome, vado giù fino a sentire l'appoggio della bassa schiena, giù col mento verso lo sterno. Ritorno, inspiro, espiro, scendo. Ora inspiro, vado indietro e stacco i piedi dal tappeto. Inspiro, vado indietro e stacco i piedi dal tappeto. Ora, se ti senti sicuro, inspira, al soffio dell'aria vai indietro, porta le gambe in tabletop, distendi le braccia, porta indietro le spalle, petto in fuori sul polmento. Inspira, se non ti senti sicuro e perdi la postura, continua a tenere le mani appoggiate e se puoi solleva leggermente i piedi dal tappeto. Inspira, espira. Ancora uno step in più, se ti senti sicuro, inspira, al soffio dell'aria, distendi le gambe, cercando di andarti a appoggiare proprio sulla parte più alta dei glutei, sopra gli ischi. Inspira, espira, stai. Inspira, espira. Ricordati che se non riesci tieni le mani appoggiate. Esegui lo stesso esercizio. Ultimo. Stai. Appoggia le ginocchia sul fianco, appoggia le mani, il bastone e ci salutiamo. Pronti a ripartire. Piedi appoggiati, gambe divaricate, posizione pilate, spalle aperte, scapoli vicini su col mento. Attivo bene l'addome, spingo la colonna verso il soffitto, lascio che la colonna prenda la sua curva naturale, non mi preoccupo di portarla in linea. Inspiro, sollevo le braccia, giù con le spalle, tengo. Espiro, scendo. Per una volta ancora, inspiro, tengo, espiro, scendo. Senti bene il lavoro arrivare sulle spalle. Controllalo e non ruotare il busto. Dall'altra parte, inspira, tieni, espira, scendi. Uno ancora, tieni e scendi. Prepara. Mani aperte, scapole vicine sul commento, inspira, solleva e se puoi fletti leggermente il busto in avanti. E ritorna, ricordati petto in fuori, non chiudere le spalle. Vai. Ancora due. Gambe, appoggio il bastone, appoggio le mani sotto le spalle, appoggio le ginocchia sotto i fianchi, la schiena è piatta, liscia come se fosse massa da stiro, la colonna cervicale è bella lunga come se qualcuno ti afferrasse tra i palmi delle mani, ti stringesse e ti tirasse verso avanti, la colonna si allunga, retroversione del bacino, non lasciamo scivolare i glutei verso il soffitto, per quattro volte, inspira. Inspira, uno,
Inspira, espira. Inspira, espira. Due. Ricordati che se non riesci a sollevarti del tutto per allungare la colonna verso il soffitto, il primo step è questo. Sollevo le ginocchia senza collassare sulle braccia, ok? Distribuendo bene il peso del corpo. Espiro, uso le braccia e vado ad accomodare la schiena sul tappeto. Prendo il bastone, sollevo le braccia, mani leggermente più aperte rispetto alle spalle, giù con le spalle, giù col mento, lascio le braccia sollevate e mi preparo per andare in bridge, in ponte. Inspiro, espiro, retroversione del bacino e salgo. Ora il bacino rimane fermo al centro, le ginocchia ferme parallele. Inspiro, vado indietro con le braccia, con la coda dell'occhio delle braccia. Espiro, porto le braccia verso le cosce. Inspiro, vado indietro. Espiro, vengo avanti. Inspiro, vado indietro. Espiro, vengo avanti. Inspiro, vado indietro. Espiro, vengo avanti. Sollevo le braccia verso il soffitto ed espirando, scendo. Appoggio il bastone, raccolgo le ginocchia, le porto su un fianco, appoggio le mani. E vengo su, mi alzo, prendo il bastone, pronto a ripartire. Mani leggermente più aperte rispetto alle spalle. Spalle aperte, scapole vicine sul pavimento. Inspiro, sollevo, rimango. Espiro, scendo. Ancora uno, sollevo e rimango. Attiva per l'addome, attiva per i glutei, giù le spalle, collo libero. E ritorna. Dall'altra parte, inspira, rimani e scendi. Ancora uno, sali, rimani e scendi. Attiva bene l'addome, spingi la colonna verso l'alto, inspira, sposta il peso del corpo sulla gamba sinistra, stringi bene con l'addome, stringi bene con i glutei e ritorna. Concentrati, inspira, espira, cambia, indietro con le spalle e ritorna, per due volte ancora, per una volta, inspira, espira, piega le gambe. Appoggia il bastone e vai con quadrupedia. Mani sotto le spalle, braccia attive, spalle aperte, scapole vicine, collo libero, pronti a sollevarci, ad allungare la colonna. Inspira, espira, sali. Uno, talloni appoggiati. Inspira, espira, piano scendi. Spalle aperte, scapole vicine, collo libero. Inspira, espira, sali. Due, inspira, riesci. Mancano due, vai, sali e scendi, manca uno, vai, sali e scendi, bene, lento, si va, mi preparo, mani sotto le gambe, allunga la colonna verso l'alto, apri le spalle, inspira, espira, stai. Inspira, espira, stai. Inspira, espira, stai.
terra appoggio lì sopra gli ischi, chiudi bene l'addome, stringi una gamba verso l'altra, apri le spalle vicino alle scapole su col mento. Ritorna. Bene. Chiudo le braccia, vado giù, accomodo la schiena, prendo il bastone. Sollevo le braccia, giù le spalle, giù col mento, inspiro, espiro, sollevo il bacino. Attivo bene i glutei, rimango fermissimo. Col busto, con la schiena, noto sbalzo la fascia lombare, vado indietro, inspiro, espiro, salgo, vado avanti verso le gambe, vado indietro e salgo, ancora due e salgo, ancora uno e salgo, braccia verso il soffitto, inspiro, retro verso il bacino, prima la parte più alta della schiena, la parte centrale, la parte più bassa. Appoggio il bastone, ruota pancia in giù e mi preparo per il plank front. Appoggio i gomiti sotto le spalle, le mani in linea ai gomiti, mento sollevato, lo sguardo verso il basso, la colonna cervicale bella lunga e distesa, stesso concetto di prima, qualcuno che ti tira in avanti. I muscoli sulla colonna si distendono, si distende anche la colonna. Appoggio le dita dei piedi, inspira, espira, vado a distribuire bene il peso del mio corpo senza portare sui glutei e senza collassare con la pancia verso il tappeto. Apro le spalle vicino alle scapole e ritorno. Bene, se ho confidenza con questa postura, provo uno step in più. Se non riesco, piuttosto di perdere il controllo della postura, rimango tranquillamente in plank front. Inspiro, espiro, sollevo. Retroversione del bacino, schiena punta e liscia, tiro indietro con i talloni, spalle aperte, scapole vicine, inspira, espirando appoggio la mano destra, la mano sinistra. Vai su quattro appoggi, vai a disegnare una bella linea col tuo corpo, che parte dai talloni e finisce con la testa. Inspira, appoggia il gomito destro e poi il sinistro. Inspira, appoggia la mano sinistra, appoggia la destra, bella linea. Dai talloni alla testa, non scendere col pube, non salire con i glutei, inspira, gomito destro e sinistro, inspira, espira, mi appoggio. Appoggio una mano sull'altra, appoggio la fronte sul dorso della mano, appoggio il collo dei piedi sul tappeto, retro anteversione del bacino. Rilassa la fascia lombare, accompagna quel movimento con il respiro. Benissimo, appoggiamo le mani sotto le spalle, usiamo le braccia, prima passiamo in quadrupedia, prendiamo il bastone, ci alziamo in piedi. Gambe divaricate aperte quanto le spalle, colonna che spinge verso l'alto, addome attivo, scapole vicine, mento sollevato, lo sguardo davanti a te. Inspira, cerca l'equilibrio, trattieni, espira, scendi. Per una volta ancora, inspira, sali, tieni, espira, scendi. Uguale dall'altra parte, stringi bene i glutei, stringi bene con l'addome profondo, stai, scendi, ancora uno, stai, scendi, prepara per spostarti in equilibrio alternando le gambe, attiva l'addome, stringi i glutei sul movimento, inspira, solleva, espira, ritorna, inspira, solleva e leggermente freddi il busto in diagonale in avanti verso l'alto e ritorna. Ancora due e ritorna, ancora uno e ritorna, benissimo, piegando le gambe lente le transizioni, vado giù, appoggio le mani, appoggio il bastone, mi porto in quadrupedia e mi preparo, mani sotto le spalle, braccia attive, mento sollevato con una bella lunga distesa, schiena piatta e liscia come un asse da stiro, inspira,
Se puoi, allunghi la colonna verso il soffitto, se non sollevi il letto mentre le ginocchia dal tappeto. Inspira, espira, vai. Uno, inspira, espira. Ricordati di tirare indietro con le spalle, infilare la testa tra le braccia e ritorna. Due volte ancora. Vai. E ritorna. Una volta ancora. Vai. E ritorna. Lentamente ruota insieme. Preparo. Piedi appoggiati, mani sotto le cosce, allungo la colonna, inspiro, espiro, sto. Apri le spalle vicino alle scapole. Per tre volte ancora. Inspira, espira, sta. Due volte ancora. Inspira, espira, sta. Una volta ancora. Inspira, espira, sta. Spalle aperte, scapole vicine su col mento. Ritorna usando le braccia, vai ad accomodare la schiena sul tappeto senza collassare. Preparati per il ponte, prendi il bastone e sollevalo verso il soffitto. Giù le spalle, giù col mento, inspira, espira, mi porto in ponte e di lì inspiro, vado indietro, espiro, vengo avanti senza dare sbalzi alla schiena. L'unico movimento è sulle braccia. Ancora due. Ancora uno, inspira, espira, scendi, appoggia il bastone, lentamente ruota pancia in giù, preparati per il plank, gomiti sotto le spalle, mani nei gomiti, collo libero, mento sollevato, lo sguardo verso il basso, inspira, espira, vado a distribuire bene il peso del corpo sulle braccia, con l'addome tengo la schiena ben distesa, sulle gambe, distendo le ginocchia, tiro indietro il pantalone. Sollevo una mano, mi appoggio, sollevo anche l'altra, mi appoggio, disegno una bella linea. Attenzione a non portare su, sedere, collo libero, appoggio l'avambraccio destro e appoggio il sinistro. Sollevo il sinistro, sollevo il destro e rimango. Bella linea da disegnare, dai talloni fino alla testa. Sinistro, destro, inspiro, espiro, appoggio le ginocchia. Appoggio il pube e la pancia. Porto in avanti le braccia, porto indietro le spalle. Mento sollevato, lo sguardo verso il basso, appoggio il collo dei piedi. Inspira, soffio dell'aria, retroversione del bacino, sollevo le braccia e le gambe. Inspira ed espirando ritorna. Inspira, espira, solleva. Inspira, espira, ritorna. Ancora due, su. E ritorna. Ancora uno, su. E ritorna. Appoggio una mano sull'altra, appoggio la fronte sul dorso della mano, retro anteversione del bacino. Rilassa la fascia lombare. Accompagna il movimento con il respiro. Benissimo, appoggio le mani sotto le spalle usando le braccia, vengo su col busto, ultimo tutto da capo, prendo il bastone, mi alzo in piedi, gambe in posizione Pilates, spalle aperte, scapole vicine, mani leggermente più aperte rispetto alle spalle, inspira, solleva, mantieni, espira, scendi, ancora uno, sali, giù le spalle, su col mento, e scendi dall'altra parte, sinistra, sali, tieni, destra e giù, senti il lavoro sulle spalle, fallo ancora per una volta, sali, tieni e giù, pronti a spostare il peso del corpo sulle gambe, inspira, solleva leggermente, fletto il busto in avanti, allungo, espira, ritorna, cambia, inspira, espira, ritorna. Ancora due.
Ancora uno. Inspira, espirando piega le gambe, appoggia il bastone, portati in quadrupedia. Le mani sono ben salde sotto le spalle, le braccia attive, le spalle aperte, le scapole vicine, il collo è libero. Retroversione del bacino per garantire bene la schiena, distesa, piatta. Ginocchia sotto i fianchi, appoggio le dita dei piedi. Preparo, inspiro, espiro, sollevo. Inspiro, espiro, scendo. Inspiro, espiro, sollevo. Allunga bene la colonna verso l'alto. Inspira, espira, scendi. Ancora due. Sali indietro con le spalle. E scendi. Ancora uno. Sali e rimani. Allunga bene la colonna verso l'alto. Inspira, espira, scendi. Lentamente ci sediamo. Cerca di appiattire la colonna, spingila verso l'alto, apri le spalle, su col mento, inspira, espira, vado indietro e sollevo, stop. Ritorna, inspira, espira, apri le spalle vicino alle scapole, fai scivolare il peso del corpo sopra gli dischi e ritorna. Due volte ancora, vai, spalle aperte, petto in fuori. Una volta ancora. Vai. Appoggio, inspiro ed espirando vado ad accomodare la schiena sul tappeto usando le braccia. Appoggio i piedi, ginocchia aperte quanto le spalle, prendo il bastone e lo sollevo verso l'alto, giù le spalle. Mi preparo per andare in ponte, inspiro e espiro, sollevo. Fermi col bacino, ginocchia ferme parallele, le braccia, inspira. Espira, fino verso le cosce. Inspira, espira. Ancora due. Espira. Ancora uno. Espira. Braccia sollevate sulle spalle, inspira. Espira, ritorna. Appoggia il bastone, lentamente ruota, pancia in giù. E vai ad appoggiare i gomiti sotto le spalle, preparati per il plank. Gomiti sotto le spalle, spalle aperte, scapole vicine, collo libero, mento sollevato, inspiro e al soffio dell'aria vado in plank. Mi preparo, schiena libera, spalle aperte, inspira, espira, appoggio la mano destra e la sinistra, vado a disegnare una bella linea, testa, colonna, retroversione del bacino, glutei stretti, talloni, inspira, appoggio l'avambraccio destro, appoggio l'avambraccio sinistro. Inspira, cambia, sinistra, destra, bella linea con tutto il tuo corpo, tienila, inspira, scendi, uno, due, inspira, espirando, mi appoggio, appoggio il collo dei piedi, vado giù, porto le braccia in avanti, tiro indietro le spalle, mento sollevato, lo sguardo verso il basso, retroversione del bacino, come se volessi creare uno spazio tra la pancia e il tappeto. Inspira, soffio dell'aria, solleva le braccia, solleva le gambe. Inspira ed espirando ritorna. Inspira, espira, sali. Inspira, espira, scendi. Ancora due. Ancora uno. Appoggia una mano sull'altra, appoggia la fronte sul dorso della mano. Lascia andare il tuo respiro. Porta le spalle verso il tappeto, apri bene i gomiti. E quando ci sei, retro anteversione del bacino. Risucchia dentro l'ombelico, porta bene il cubo in avanti, stringi bene i glutei, scava dentro l'addome come se volessi creare uno spazio tra la pancia e il tappeto. Al soffio dell'aria, spalma bene la pancia sul tappeto, accompagna i glutei verso il soffitto. Continua. E
cerca di rendere sempre più morbido quel movimento, sempre più fluido. Lascia andare il tuo respiro. Ora lentamente ruota e spostati a pancia in su, piano, senza dare sbalzi alla schiena, per accomodarla sul tappeto e usando le braccia appoggio le scapole, appoggio la testa. Porta la fronte linealmente, quindi leggermente sposto il mento verso lo sterno e appoggio le mani sulle costole. Lascia i piedi appoggiati con le ginocchia aperte quanto le spalle. Lascia che la schiena prenda la sua curva naturale. Non preoccuparti di appiccicarla sul tappeto. Ora concentrati sul tuo respiro, andando ad eseguire quella che è la respirazione di Pilates, la respirazione toracica. Ed inspirando, espandi bene il torace. Mani, tira le costole verso l'esterno e risucchia dentro il muco. Al soffio dell'aria, con i palmi delle mani avvicina alle costole e accompagna l'ombelico verso il soffitto. Ancora inspira, tira le costole verso l'esterno e risucchia dentro il muco e espandi bene il torace. Trattieni. Espira, rilascia, avvicina. Sposta ora le mani sulla pancia, vai a completare la tua respirazione, vai a respirare bene con il diaframma, inspira, spingi la pancia nelle mani, accompagna l'ombelico verso il soffitto, immagina che la tua pancia si trasforma in un palloncino e rimani. Espira, risucchia dentro l'ombelico, portalo verso la colonna e con le mani vai a percepire l'addome che si contrae. Ancora inspira, tieni, espira, rilascia, ancora uno, tieni e rilascia. Benissimo, ora porta le ginocchia al petto e comprime bene la schiena sul tappeto. Giù col mento, dondola, destra e sinistra, vai a creare un leggero massaggio sulla fascia lombare. Continua a lasciare andare il tuo respiro senza sforzarlo. Benissimo, lentamente ora spostati sul fianco, porta le ginocchia verso il petto. Fletti il mento verso lo sterno e guardandoti le ginocchia usa le braccia per venire su col busto. Ci sediamo con le gambe incrociate e andiamo ad appoggiare le mani sulle ginocchia attivando ancora bene l'addome, andando a percepire gli ischi appoggiati sul tappeto e non i glutei spalmati. Apri bene le spalle, avvicina bene le scapole e lentamente accompagna giù il mento verso lo sterno. Poi ruota e vai verso destra, continua e vai verso dietro fino ad arrivi senza sforzare, vai a sinistra e poi vai giù. Lentamente ora cambia dall'altra parte, porta le orecchie verso la spalla, poi lascia scivolare verso dietro la testa fino ad arrivi, porta le orecchie verso la spalla e poi riporta giù il mento verso lo sterno. Solleva il mento con lo sguardo davanti a te, per conduzione con le spalle.
uguale dall'altra parte. Non dare spazio alla schiena. Appoggio le mani sul tappeto, appoggio i piedi, usando le gambe e le braccia, sollevati e lascia giù il busto. Lascia la testa pesante verso il tappeto, lo sguardo verso le ginocchia, rimani lì per 3 bei respiri, inspirando bene aria dentro dal naso e soffiando e svuotando bene fuori l'aria dalla bocca. Spingi bene la bassa schiena verso il soffitto, ancora per una volta, inspira ed espirando srotola la colonna e sali vertebra dopo vertebra, prima con la parte più bassa della schiena, poi con la parte più centrale, la punta delle scapole, le spalle, il collo e il mento, l'ultimo a salire. Quando sei su, apri bene le spalle. Divarica le gambe e piegale leggermente, 2 bei respiri, vi lascia andare, inspira, solleva le braccia, lascia bene giù le spalle. Soffio, svuota fuori l'aria. Ancora per una volta, inspira, solleva le braccia, lascia giù le spalle. E poi soffio, svuota fuori l'aria. Voilà. Grazie mille a tutti e buona serata. Ciao! Ciao a tutti, buona serata, grazie mille a voi! Ciao! Ciao! Ciao!